Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Morning Challenge. Io sono Violetta Rox e sono qui con i Cool and the Game. Salve. Siamo tornati con una nuova fantastica puntata. Stiamo parlando di una challenge di Natale. Cominciamo a parlare delle regole di questo gioco. Vai. Non ce ne sono. Le regole è che non ci sono regole. Le regole è che non ci sono regole. Ma siamo sicuri che facciamo questa cosa? Non è solo l'inizio. Era quella più accreditata all'inizio. Anche però, una regola c'è. Se non la chiedere a me. Lo sapevo. Una regola c'è e è che chi vince, vince. Ragazzi, quest'oggi il piatto è ricco. Questa è rimboccata male. Chi vince vince la 13ª di Scream Week. Chi invece perde, ci sono comunque dei regali, dei doni di consolazione. Dunque, io vedo che però i vostri gomiti sono appunturati in luoghi diversi. Stefano ce l'ha. Appunturati. Primo round, warm up. Sì, che non sarebbe la mappa del mondo, ma è proprio warm. Comunque okay. Abbiamo trovato potrebbe una presentatrice anche... peggiore di Francia. Questa è una domanda di riscaldamento, perché warm up, mamma mia, cioè manco Ezio Greggio fa ste battute. Comunque una battuta. Chi sono i protagonisti di Una poltrona per due? Oh, mi devi far finire parlare. Quindi chi sono i protagonisti di Una poltrona per due? Vabbè, però se ne leggi. Perché prima qual era la differenza da adesso? Perché prima poltrona per... Esatto. Chi sono? Devi dire gli attori, cioè, quali sono gli attori protagonisti? Dai, non sta... Ma che potevano dire? Sì. Dai, no, dove sono i protagonisti? Io vedo i nomi dei personaggi. L'abbronzatissimo Eddie Murphy è il meno abbronzato, ma magro all'epoca e adesso panciuto, Dan Aykroyd. Bravissimo, bravissimo! Un punto segnato a Stefano! Deve essere sportivo. Ma passiamo alla seconda domanda. Seconda domanda, secondo round. Qui abbiamo... citazionando. Adesso partirà un inserto video. Sono 11:80, signore. No, e? Franz! Prendi questo, l'unico bastardo. Tieni il resto. Bravo, cazzo. Stefano. Bravo Stefano. Era tieni il resto, lurido bastardo. Se ti fossi prenotato. Questo era mezzo punto. No. Dai. Regaliamo. È Natale, diamo mezzo punto a Stefano per aver corretto Franz. Terzo round e al terzo round, signori, entrano gli aiuti. Un paio di occhialetti 3D. Molto utili. Una lettera di Babbo Natale che potete sempre Aspetta, una lettera di Babbo Natale o una lettera potete scrivere a Babbo Natale. E poi il nostro amato rocchetto di filo. Certo che ci potevamo scrivere. Allora, sta usando chi ha deciso di usare l'aiuto? Chi vuole essere cinematografaro? Conoscete tutti Nightmare Before Christmas? Lo conoscete? Sì. Quello che forse non sapete però è che Tim Burton non è il regista del film, ma solo l'ideatore. Ma se non è lui, chi cazzo è il regista? A. Steven Spielberg. B. Brian De Palma. C. Charlie Kaufman. D. Harry Selick. Me devi far finire di Selick. Ok. Comunque sei prenotato Stefano. Sono stato io, no, non ho finito. Ma come no, sì. Mi sono prenotato io con la mano di Stefano. Cioè, risponda. Harry Selick. Bravo, bravo. Però è vero, il notaio mi fa notare che... Oh, ma bravo, per cappello. C'era una S di troppo. Io direi... Dai, ma che stai... Mezzo punto attivo. Mezzo punto attivo. Perciò qui abbiamo... Ricapitolando, Franz 0, Stefano 1.5 e Tico mezzo punto. Quarto round, segnalato dalla campanella. Assurdo ma vero. Parliamo di cinepanettoni. A. Boldi e De Sica hanno girato Natale in India, Natale a Rio e Natale a Miami contemporaneamente e senza mai uscire da Cinecittà. B. Il primo cinepanettone della storia è ambientato in un paesino della Calabria e si chiama Natale sull'Aspromonte. C. In Vacanze di Natale 91 c'è una scena in cui compare il padre di Christian, Vittorio De Sica, 4 premi Oscar all'attivo, che dice un'unica battuta. Ammazza che freddo, me se so gelati coglioni.
Beh ragazzi, questo è il cinema. Vittorio De Sica, non tu, lo fai. D. I cinepanettoni sono stati dichiarati film di interesse culturale nazionale dal preposto ministero della Repubblica Italiana. Dai, sono io rispetto alla legge qua. Italiana, no, no, ragazzi, però voi due veramente ci avete un po' la mano lesta. Sono stato io. No, adesso io ridico le no, ultime no, sono stato parole. Io. Poi cioè, la frase finisce con l'ultima lettera di solito. Italiana, non è l'ultima lettera. Italiana. Okay, italiana. No, italiana. Volevo vedere lei dopo. Ma Italia è una parola comunque. Sì, ma io devo dire italiana. La Repubblica Italia. Chiederei a Tico di rispondere a questa domanda. Non puoi usare gli aiuti tu. Posso usarlo io? Direi interesse nazionale. E bravo! È interesse nazionale! Bravo! Bravo! Allora, Tico 1.5, Stefano 1.5, Franz 0. Però attenzione, perché adesso c'è il quinto round, è condizio sine qua non. Chi fa questa vince tutto. Perciò, Franz, forse hai la possibilità di fare il primo turno. Io arrivo sempre sotto la mano di Stefano. SOS Fantasmi è un film del 1988 diretto da Richard Donner e con protagonista Bill Murray. Per aggiudicarvi la challenge natalizia e relativa tredicesima, dovete dirmi a quale classico della letteratura del 1800 si rifà la trama. Via! No, ho messo il dito, guarda. No, guarda. Attenzione! Guarda! Sì, ci stavo vedendo. Rivediamo! Tico, che è un burlone, si è prenotato in maniera epigrafa, però... Ho adiuvato. A Grisca. Yeah! Allora, io farei un applausone a Tico, facciamo un applauso di consolazione, non di tutti non lo sapete. E facciamo entrare l'assegnone, l'assegno con la tredicesima e tanti soldi sopra. Soldi. Entrano i regali di consolazione. Scatta la carta. La posso rompere? C'è una scatola. È grosso, questa è una cosa bella. È grosso, Bel momento. La scatola. E voilà. La scatola col blu e porno. Meravigliosa coperta natalizia con delle palline da scoppiare. La coperta di... Che bello. Con delle palline da scoppiare sopra. Vediamo il regalo di Stefano. È andata bene, ragazzi. Una scatola di scherzi. Cos'è? Una matrioska dell'uomo ragno. Vedere una fantastica matrioska dell'uomo ragno. Facciamo vedere tutti i personaggi perché è una cosa bella. Lo so, il legno fa questi schiaffi. Allora c'è l'uomo ragno. Poi c'è. Poi c'è Marcello. E poi c'è. Fabrizio. Aspetta l'ultimo, E poi c'è Giampiero, grande Mastro Lindo, certo. Giampiero Kratos. E infine ancora di più c'è il ragnetto. Direttamente la Zelda, che c'ha gli occhi sul culo, attenzione. Grazie per essere stati con noi. Io sono Violetta Roz e qui abbiamo il Franz, Stefano e Tico. Buone feste. Mi raccomando, i petardi no quelli illegali, cose... No, quelli rumorosi e basta. Compratevi questi. Compratevi questi e scoppiettate perché... al 31, auguri! È uguale il rumore poi, Buon Natale, buone feste, din don dan, ci vediamo a gennaio. Forse. Spacchettiamo pranzo, per favore. Lo respiro. No, si vede. Si chiama un caldo atomico. Sembra un kebab veramente.